movimento politico onesto! L'ho scritto pure sul mio logo! Movimento! Movimiglio per il culo! Nelle sale cinematografiche dal 16 maggio, il film Movimento, l'ira di Achille, per la regia di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi, è stato presentato questa mattina a Chieti nella sala consiliare della provincia. Vincitore del trofeo di categoria per il miglior film nella sezione ufficiale lungometraggi al 72esimo Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Movimento è una commedia farsesca che dà vita a una triplice caccia ai soldi, al potere e all'amore. Stefania Capobianco, co-regista del film Movimento l'ira di Achille, è stato detto che questa commedia farsesca, così come è stata definita, è un'istantanea del nostro paese. Sicuramente c'è tanta Italia che abbiamo voluto raccontare però con ironia e leggerezza, questo diciamo è lo stile della commedia, per cercare di dare appunto uno spaccato di quella che è l'Italia dei nostri giorni, quindi un'Italia sicuramente anche sofferente, a volte politicamente scorretta, un'Italia cinesizzata, un'Italia dove i giovani sono magari fanno fatica ecco ad emergere, però è, diciamo, il tutto è condito appunto con questa leggerezza, con questa risata liberatoria. Francesco Gagliardi, co-regista del film, ma in questo caso soprattutto autore del libro che oggi presentate qui a Chieti. Di solito è il cinema che insegue la letteratura e invece in questo caso accade il contrario. Come mai? È successo che l'editore, appunto Armando Curcio Editore, ha letto la sceneggiatura, ha visto il film e mi ha commissionato la stesura del romanzo. È stata la mia prima esperienza come autore appunto di un romanzo, però è stata bellissima. Ho potuto approfondire i personaggi, i miei personaggi li ho conosciuti meglio e mi ci sono anche affezionato di più. Francesco Carrassi, direttore della Nazione e del Telegrafo, il suo nome lo ritroviamo anche all'interno del libro scritto da Francesco Gagliardi, perché lei ha firmato la prefazione. Movimento, il movimento non si riferisce al movimento politico, però diciamo così parte dal presupposto della vita della politica, dal presupposto del complotto contro un'eredità, da un complotto contro l'euro, da un complotto per riportare la lira, e all'interno della commedia viene sottolineato che, se pericolo si può definire, viene trascurato. Tant'è vero che un cinese fa 4-5 parti, come dire la via della seta l'abbiamo firmata e guardiamola un po' sulla reciprocità. Facciamoli sognare sti italiani.